perché per noi questo progetto è un progetto importante, lo era sin dall'inizio. Lo era sin dall'inizio perché riguarda la politica industriale del Paese, prima ancora che la parte di finanza. Riguarda un'evoluzione culturale delle nostre imprese, riguarda la capacità che è emersa con chiarezza dagli interventi dei nostri colleghi imprenditori di intercettare mercati, ma intercettare anche flussi di finanza. Questo è il punto di caduta. Noi dobbiamo metterci in una posizione ideale, grazie alle nostre imprese, che intercetta queste due dimensioni. E avete parlato bene di una dimensione istituzione, ma istituzione non è solo, come dire, l'idea di entrare in una grande istituzione che è la Borsa Italiana senza alcuna soggezione da parte delle imprese italiane, in particolare le piccole e medie, che costruiscono, e avete fatto bene a ricordarlo, un percorso, ma è specchio della storia di un paese. Un paese in cui abbiamo avuto nel dopoguerra imprese patriarcali che poi sono diventate o si sono trasformate in imprese familiari e adesso devono fare il salto esse stesse in imprese istituzione, che significa un alto livello di managerialità, ma significa un punto che per noi era chiaro da tempo e che abbiamo sottolineato il 26 maggio di quest'anno in occasione della nostra assemblea pubblica: piccolo è una condizione da superare e non più bello. E lo dice Confindustria, non a caso fa bene Dario a far coordinare questa tavola rotonda a Stefano, che è vicepresidente di piccola industria, che è un messaggio perché la piccola industria del paese, a partire da Torino, vuole crescere ed è un messaggio che l'Unione Industriale di Torino determina, diciamo, un momento importante che tra poco diventa nazionale, perché il protocollo non è, come dire, locale, ma è un protocollo nazionale che firmiamo a Torino, città industriale, quindi altro, diciamo, elemento che lega tutti questi elementi e che costruisce, diciamo, un percorso per noi chiaro di quella che deve essere il fine di governance ma anche di dimensione della industria italiana. E quindi su questo costruire questo percorso, fatto bene Gianfranco Carbonato, che saluto con affetto e stima perché abbiamo avuto trascorsi di confronto, diciamo, in termini associativi, ma qui, come dire, parto dall'esperienza aziendalistica di Gianfranco, che è quella di invitarci sempre più a spingere sulle semplificazioni per quanto riguarda le società quotanti. Abbiamo fatto un grande lavoro con Borsa Italiana per la fusione dei mercati AM e MAC, abbiamo fatto un bel lavoro per spingere sulla semplificazione di Consob, dobbiamo andare avanti sicuramente, però è importante ricordarci che il progetto RIT non è per aziende necessariamente quotante, questo è il punto essenziale, che non deve quindi far spaventare le piccole imprese che si avvicinano al progetto Elite pensando di quotarsi. Può avvenire una dimensione, può avvenire una seconda fase che è quella post, diciamo, fondo, quindi c'è un percorso. Questo è un altro elemento, attenzione, strategico e di pensiero, perché uno degli errori che si faceva a partire, diciamo, da noi impresa era quello che si pensava, diciamo, non a un lungo termine, 10-20 anni, ma a un breve termine, cioè si fa entrare il fondo, però poi non si pensa alla way out, e semmai si pensa di ricomprare, e semmai, se è un caso di successo, riacquistare le quote diventa, diciamo, un problema per l'impresa. Però pensare alla visione lunga e larga, perché è molto bella, diciamo, la tavola rotonda, perché ci dà la visione larga dei mercati e la visione lunga, diciamo, di pensiero che le imprese devono avere, in poche parole ritornare ai fondamentali, tanto per essere chiari, è un elemento essenziale e ce la dice, diciamo, lunga su questa, diciamo, dimensione. Quindi si entra nel progetto Elite non necessariamente quotante, si toglie, diciamo, l'elemento di soggezione rispetto al piccolo che vedeva la Borsa Italiana lontana. La Borsa Italiana diventa luogo di confronto per la crescita delle imprese, è un luogo che ti aiuta in un percorso formativo e informativo a crescere dal punto di vista di finanza, perché questo mondo, lo dobbiamo dire con chiarezza, è pieno di liquidità. Se riusciamo a intercettarla, la portiamo in Italia. Dobbiamo essere onesti intellettualmente, perché altrimenti corriamo il rischio di chiedere il credito democratico, e siccome noi siamo per la democrazia ma non per il credito democratico, perché siamo selettivi, dobbiamo rivendicare un ruolo dell'industria italiana che vada a intercettare, diciamo, queste rotte. E quindi Torino diventa simbolo, non è la prima volta che accade, diciamo, tra di noi, ma diventa simbolo di questo protocollo, perché Torino per noi è una città industriale e questo è un progetto industriale, non è un progetto di finanza. Questo usa la finanza in una logica di un progetto industriale che è quella dell'idea aziendalistica che noi abbiamo delle imprese del futuro, e quindi sottolinea l'importanza della questione industriale.
Lo avete detto bene, occorre prepararsi. Consiglio la lettura di un bellissimo libro recente, Sun Tzu, L'arte della guerra, un autore molto recente che viene usato diciamo, per sovrapporlo alle strategie aziendali, e c'è una bellissima frase, qualcuno dice diciamo, che non è nemmeno di Sun Tzu, cioè anche di altri, comunque se vuoi la pace preparati alla guerra, questo è il progetto Elite. Non devi entrare nel progetto Elite quando hai la necessità di un investimento, entri nel progetto Elite per avere diciamo, una cassetta di strumenti di finanza strategica che quando servono per un'acquisizione, per un investimento e vuoi crescere senza debito, intercettando fondi di investimento e aprendo il tuo capitale, mantenendo se vuoi la tua maggioranza, puoi farlo in un attimo, perché il percorso di Elite che dura un anno, poi Raffaele e Luca mi correggeranno se sbaglio i tempi, ma più o meno diciamo, per un'impresa, significa che in quell'anno e dopo quell'anno sei dentro al sistema, che puoi anche non attivare, ma l'importante è che ci sei. Questo è il punto di caduta della nostra visione. Vedete come si collega questo elemento all'idea di industria che abbiamo e che risponde a una domanda delle tre che ci facciamo ogni giorno: cosa possiamo fare noi imprese, cosa possiamo e dobbiamo fare noi agli altri, in questo caso Borsa Italiana, ma riguarda anche, come dire, la risposta alla prima domanda, e quale idea di politica economica. Oggi non parlo di politica economica, voglio stare diciamo sul tema oggetto del confronto di oggi, quindi intercettare mercati, intercettare flussi di finanza, una finanza che diventa sempre più strategica per le imprese, e un salto di qualità che dobbiamo fare come imprese da produttori a imprenditori. In un mondo in cui gli imprenditori dalle facili intuizioni appartengono al passato, in un mondo in cui diciamo, colgo l'occasione anch'io di salutare Matteo Zanetti, che ha la delega, appunto, ha fatto bene Stefano a ricordarlo, e presiede il comitato appunto per il credito, che non a caso è, come dire, sotto l'attenzione diretta del Presidente di Confindustria, perché per noi è un elemento strategico, non è un elemento marginale la questione credito per Confindustria, in questa chiave di lettura, non quella del lamento e della pancia, ma quello della sostanza. E quindi avere la visione lunga e larga, avere una piccola industria che è una condizione da superare, costruire strumenti e informare i nostri associati in momenti come questi, perché l'innovazione è una dimensione a 360 gradi, e questo ci fa dire che non esistono settori innovativi e non, ma aziende innovative in settori maturi e non, e quindi diciamo alcuni aspetti che in realtà possiamo tra virgolette concludere grazie agli interventi dei nostri colleghi Bellazzini, che ci dice che i mercati globali sono mercati di nicchia, e i mercati di nicchia sono mercati per noi italiani, e che occorre una dimensione che però sia tale per affrontare questi mercati, ed è molto bello. Ed è molto bello perché quando il Presidente di Confindustria ascolta, rappresenta bene, e quindi qua io non faccio altro, come dire, che poi rappresentare quello che i nostri imprenditori fanno nelle loro imprese, perché conosco diciamo, i fondamentali della fabbrica, e un giorno a settimana frequento anche la mia, che fa sempre bene diciamo, per il PIL del paese. Visione larga di mercato, finanza al servizio delle imprese, cosa possiamo fare noi, piccoli imprenditori, piccole imprese, di grandi imprenditori, di piccole imprese che però crescono. E allora ha ragione anche Bedone, che ci dice un percorso, strumenti, cassetta delle attrezze, e quindi non c'è, sappiamo tutti, contemporaneità tra causa ed effetto in economia come nelle aziende, quello che fai oggi vedi domani. Costruire il percorso per entrare nel progetto Elite significa non avere contemporaneità tra causa ed effetto, ma realizzare tra un anno la possibilità di avere un fondo di investimento italiano e straniero nelle aziende italiane. Brigante ci ricorda che i fattori di produzione sono quattro e non più due: capitale, lavoro, conoscenza, informazione, e quindi sulle persone si gioca la grande partita, e l'Italia, devo dire la verità, è il paese, come dire, ideale, perché ha un tasso di imprenditorialità tre volte superiore alla media europea e ha una capacità di innovazione che è un concetto a 360 gradi. Attenzione, la ricerca e sviluppo è una delle dimensioni dell'innovazione. Oggi noi stiamo parlando in chiave italiana di una dimensione innovativa di concepire la finanza d'impresa, è innovazione, ma l'innovazione è nei contratti, è nell'organizzazione, è nei brevetti, è nella ricerca. Allora, tutto questo diciamo è un elemento determinante
che abbiamo, come dire, ascoltato con attenzione. Sterrantino ci ha ricordato appunto la figura dell'imprenditore patriarcale, che è una figura che appartiene al passato, ci ha ricordato, diciamo, il collegamento di Intesa San Paolo con Schilla, ben saluto Licia De Valle, in cui c'è un elemento che collega la formazione. La formazione è determinante, vale anche per noi imprenditori, vale anche nel mondo associativo, bisogna studiare e approfondire. Si è perso questo senso in questo paese, basta che dici una cosa per titolo e sei bravo e sei innovativo e anche discontinuo, e lì è un capolavoro perché hai un futuro. Noi non amiamo, diciamo, i titoli, cerchiamo di entrare nel merito della questione. Dobbiamo farlo da imprenditori nelle nostre fabbriche, dobbiamo farlo fuori nelle nostre associazioni, recuperando il gusto della sfida, recuperando la voglia dell'approfondimento e costruendo un elemento importante. Chiudo ricordandomi una scenetta che è stato un vissuto formativo che io ho avuto all'inizio della mia frequentazione dell'azienda di famiglia, e arrivarono dei consulenti che appunto facevano formazione e formarono, diciamo, alcuni dei nostri collaboratori. Ero ancora ragazzetto, però, come dire, ero lì presente ad assistere a questo, diciamo, percorso formativo, e fecero vedere una vignetta in cui c'era un capo indiano che parlava ai suoi, e a un certo punto viene interrotto da un agente di commercio che vendeva dei mitra. Scusi, ho una soluzione per lei, diceva l'agente al capo indiano, e il capo indiano rispose: non abbiamo tempo, dobbiamo fare la guerra. Spero, diciamo, che noi un po' di tempo per fare formazione, entrare nel progetto Elite, ce l'abbiamo, così questa guerra la vinciamo, perché niente paura, siamo italiani. Grazie.